Il marchesato di Saluzzo fu un'isola felice in un Piemonte soggiogato dalla rozza brutalità di Casa Savoia. Ce lo testimoniano cultura, monumenti ed una leggenda, quella del matrimonio tra il marchese di Saluzzo, Gualtieri, ed una popolana, Griselda, nativa di Villa Novetta presso Verzuolo. La storia, apologo della sottomissione coniugale, ebbe vasta risonanza in tutto il Medioevo ed ispirò autori quali il Boccaccio, Petrarca, Chaucer e, più tardivamente, Perrault. Vuoi per gli illustri padrini, vuoi per l'interesse dell'argomento, le disavventure di Griselda incontrarono tanto favore da assurgere a modello di vita coniugale. Le spose, a sottolineare la propria sottomissione, ornavano bauli e forzieri con il volto della sfortunata giovane. I mariti, quelli ricchi, riproponevano la vicenda sulle pareti della camera nuziale. Per accentuarne il valore simbolico, Griselda e Gualtieri erano ritratti con le fattezze della giovane coppia. Ma sempre a blaterare di Griselda, freschi e medioevo. Se non ci sbrighiamo arriveremo in Valle Notefonda. Stai tranquilla che ce la facciamo. Queste donne, o troppo sottomesse o troppo emancipate, non conoscono proprio la giusta via di mezzo. Due parole ancora sono da te, Anna. Ho ricordato la storia di Griselda e la sua diffusione a livello europeo per sottolineare l'importanza strategica, economica e culturale che il marchesato di Saluzzo ebbe nell'Italia medioevale. Un'importanza ed una cultura che ancora oggi ritroviamo nei palazzi, nei monumenti e soprattutto nelle tradizioni di una valle occitana, la Valle Varaita, meta del nostro itinerario. Avevi detto due sole parole, papà. Vengo, ma non capisco perché dobbiate trattarmi così. La cultura, come ben sapete, non ha mai ucciso nessuno. E andiamo, papà? Certo, non ti inquietare. Adesso metto in moto e in un attimo saremo in valle e potrete fare tutto quello che vorrete. Alle porte dell'inverno, finito l'assalto di vacanzieri e pendolari della domenica, la Valle Varaita offre grazie e segreti capaci di irretire anche il visitatore più esigente. I castagni, ormai spogli, svelano la paziente fatica dei montanari, intenti alla pulitura del sottobosco. Una fatica mitigata, la montagna ignora i ritmi e la fretta della moderna società industriale, dà soste e merende d'altri tempi. Che ritmi e ritmi? Secondo me sono rimasti soltanto i fannulloni e quelli che non avevano il coraggio di affrontare l'avventura delle grandi città. Ma io non sono molto d'accordo. Vedi, io penso piuttosto che si tratta di due modelli di vita inconciliabili tra loro. E d'altra parte il presente, con la moderna crisi industriale che ha colpito la nostra società, dimostra che chi è rimasto aveva ragione. Spero che non vorrai propormi di trasferirci qui a raccogliere castagne. E perché no? Potrebbe essere un'idea. Sai, anche se mio padre diceva che il castagno dà il pane ma non il condimento, resta il fatto che il castagno è una risorsa fondamentale per le vallate alpine. Vedi, la castagna insieme alla patata, alla segale, ai formaggi locali, rappresentava la base dell'alimentazione alpina. L'albero, assieme alla quercia più rara, trovava impiego quasi quotidiano come legno da ardere o da lavoro. Tetti, capanni, balconate, attrezzi e mobili testimoniano ancora oggi l'abilità artigiana e la dipendenza degli abitanti di media e bassa valle dal castagno. La sua coltivazione, un tempo abbandonata, vive oggi una fase di rilancio e la castagna della Valle Varaita, la Bracalla, è molto ricercata sul tradizionale mercato di Venasca. Per tornare al discorso della scelta fra i diversi modelli di vita, io penso che chi non ha abbandonato la montagna abbia dimostrato una maggiore lungimiranza rispetto a chi l'ha sacrificata per un posto in fabbrica, un alloggio in città o comunque una diversa forma di vita. Fuoco alla miccia, Bacconi! Ah,
tu con questa frase ti sei giocata il dolce e anche la merenda. Proseguendo, il paesaggio si fa più aspro. L'abete, il pino ed il larice sostituiscono il castagno, segnando il passaggio tra la media e l'alta valle. Anche questi alberi hanno caratterizzato la vita e l'economia della zona, promuovendo la nascita e lo sviluppo di quell'industria del mobile, oggi vanto della vallata. Il più noto resta il pino cembro, presente in purezza nel bosco dell'Alvé e molto utilizzato in passato nella costruzione di mobili ed attrezzi. Facilmente riconoscibile per la caratteristica di avere gli aghi raggruppati in mazzetti di cinque, è oggi in forte espansione grazie ad un uccello, la nocciolaia, che raccogliendone e sotterrandone i semi ne favorisce la diffusione. Ma il particolare più curioso è il riconoscimento che questa pianta trova nei Vangeli apocrifi. In essi si racconta infatti che durante la fuga in Egitto, su richiesta della Madonna, il pino cembro, a differenza del lupino, allargò i suoi rami in modo da fornire un riparo al piccolo Gesù. Da allora quindi il lupino è condannato ad essere un arbusto che produce un frutto amarissimo, mentre il pino prospera dappertutto e produce un frutto che è molto ricercato, il pinolo appunto. L'artigianato del legno, un tempo molto diffuso in valle, è oggi praticamente limitato alla produzione di mobili e al restauro di quelli esistenti. La tradizione ha radici molto antiche ed un modello illustre nel Queyras con i suoi Bonnet, Berge, Vasserot e Sibylle, autore del mitico armadio in pino cembro destinato a contenere gli archivi dell'Escartoun. Ad aumentare il pregio degli esemplari rimasti va sottolineata l'assenza in valle di falegnamerie o di laboratori artigiani comparsi nella loro articolazione attuale soltanto agli inizi del XIX secolo. L'età d'oro del mobile alpino resta legata ad artigiani itineranti e dai loro spostamenti da paese a paese, da cascina a cascina. Decorazione ed intagli erano invece lasciati all'estro del padrone di casa che vi dedicava le lunghe veglie invernali. Il valore del mobile finiva così con il dipendere, oltre che dalla robustezza dell'impianto, dalla ricchezza e dalla varietà degli intagli, che in taluni esemplari superano le 25 differenti versioni. Oggi, con l'applicazione delle moderne tecnologie di lavorazione, il mobile Valvaraita ha riconquistato credibilità e mercato, anche se la massificazione della produzione ha finito con il penalizzare la creatività e l'unicità dei pezzi proposti dalla cultura contadina. Fortunatamente, per gli amanti della tradizione, esistono oggi in valle laboratori artigiani in grado di garantire copie fedeli o versioni personalizzate di mobili antichi e soprattutto quella ricchezza in fregi e motivi assente nel prodotto industriale. Vanno invece scomparendo i creatori di attrezzi e piccoli oggetti di uso quotidiano ormai soppiantati dall'utilizzo di nuove tecniche e materiali. Da segnalare infine la presenza di una cooperativa, la Giocolegno, specializzata nella lavorazione e nella commercializzazione dei tradizionali giocattoli in legno. Se c'è un posto in cui non sopporto materiali nuovi e nuove tecnologie, questa è proprio la tavola. Proprio tu che in meno di un anno sei passato dalla macrobiotica alla cucina medievale? Per non parlare della dieta mediterranea, dello slow food e del penoso ritorno all'omeoterapia. Ridete voi due. Tanto se non fosse per me, voi due sareste a mangiare un panino nel bar sotto casa, con un occhio all'orologio, uno alle calorie, al colesterolo, ai radicali liberi. Guardate invece, guardate che meraviglia.
La cucina alpina, come tutte le cucine povere, è caratterizzata dalla capacità di elaborare piatti molto ricchi e complessi partendo dai pochi ingredienti a disposizione. È il caso degli gnocchi della Valle Varaita, le celebri raviole, un composto di patate, farina e tomino di melle, condito con burro fuso e, su richiesta, panna. Il tutto abbondantemente spolverato di toma repastà, un formaggio molto stagionato, ottenuto, come dice il nome, dal reimpasto delle tome avanzate con abbondante pepe e cannella. Una portata che per preparazione e per condimento ha tutte le caratteristiche di un piatto unico. Volendo esagerare, come succedeva in occasione delle grandi festività, le raviole possono essere precedute da un antipasto come la sumadai, oppure seguite da verdure di stagione come questi porri gratinati al forno, che sono veramente deliziosi. La semplicità delle portate è ampiamente controbilanciata dalla genuinità e dalla freschezza degli ingredienti, come questo pane, ben diverso per fragranza ed aroma da quello commercializzato nei grandi centri. Una differenza dovuta all'uso di farina, ottenuta dalla tradizionale macinazione a pietra, dalla lievitazione naturale, dalla cottura in forno a legna. O come queste castagne, le tradizionali castagne secche cotte per ore sopra la stufa e destinate a chiudere questo nostro pasto che per gusto, amore e tradizione non ha proprio nulla da invidiare a menù e piatti ben più blasonati. Non è possibile lasciare San Peire senza una visita alla parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, risalente al XV secolo. Pregevoli il portale romanico con capitelli antropomorfi e l'interno gotico con belle colonne ed affreschi del 1460. Per gli amanti della natura e degli animali è invece d'obbligo la visita ad uno dei numerosi allevamenti equini presenti in zona. Si tratta dei cavalli di Merens, originari dei Pirenei ed importati a San Peire nella seconda metà degli anni 70. La razza, molto rustica, era tradizionalmente impiegata nei lavori agricoli, soprattutto su terreni difficili ed impervi. Nuovi criteri di selezione hanno permesso di ottenere esemplari più snelli, di taglia superiore, particolarmente adatti per affidabilità e docilità ad ogni forma di turismo equestre. Ma soprattutto non è possibile lasciare San Peire senza aver ricordato una grande festa, la Baio, celebrata ogni 5 anni a memoria della leggendaria cacciata dei Saraceni dalla valle. E anche se la Baio è interpretata da soli uomini, io voglio ricordarvela mostrandovi questo costume, antichissimo di generazioni, tramandato con amore di madre in figlia, prezioso per ricami e stoffe ormai introvabili, indossato per noi da una donna di Becetto, come erano solite fare la madre e la madre della madre nelle festività che scandivano il ritmo della vita di borgata. Fermo così, papà. Ecco. Bravissimo. Ed ora facciamone uno anche con la mamma. Vorrei sapere cosa hanno di interessante queste 4 pietre in mezzo a questa neve per giunta. Queste 4 pietre, come le chiami tu, sono importanti per molti motivi. Intanto perché siamo a Casteldelfino, che assieme a Ponte Chianale, Chianale e Bellino apparteneva al territorio del Delfinato, costituendo un nucleo chiamato appunto Castellata per la rilevante presenza di opere fortificate. Poi perché appartengono ad una costruzione di cui, caso abbastanza raro in zona, si conoscono dimensioni, costi, piani e tempi di fabbricazione, informazioni che ci permettono, con un po' di fantasia, di farla tornare a vivere nella nostra mente. E infine perché queste rovine rappresentano un ottimo pretesto per introdurre l'ultimo argomento della giornata, la lavorazione della pietra, vanto e ricchezza della Val Varaita. Anche se in alta valle restano pregevoli testimonianze dell'arte legata al legno, come questo delizioso altare primo Settecento,
Gli artigiani locali eccelsero soprattutto nell'utilizzo e nella lavorazione della pietra. Un'arte antica, sobria, essenziale, che trova la sua massima espressione nell'abitazione montana. Come mostra l'animazione, l'abitazione montana si adatta alla pendenza del terreno e nella sua forma più semplice è facilmente riconducibile ad un modello comune a tutto l'arco alpino. Al piano inferiore, indipendente, trovano posto stalla e casera. Al piano superiore, facilmente raggiungibile dal declivio, cucina, magazzino e fienile. Completano l'opera l'ampio tetto in lose, la balconata in legno e poche finestre, a volte sagomate, per cogliere anche l'ultimo raggio di sole e sempre minuscole per aggirare l'odiata tassa imposta dai Savoia. Questi paesaggi, apparentemente deserti, non debbono trarre in inganno. Le case montane celano al loro interno attività e segreti che solo il turista più attento può scoprire. Ecco una donna, forse l'ultima rimasta in valle, lavorare al tombolo pizzi e trine, veri capolavori di pazienza come questa cuffia che completava il costume nuziale della giovane di Pontechianale. Poco lontano, approfittando dell'ultimo raggio di sole, un anziano rifinisce gli oggetti che venderà la prossima estate a turisti ed amatori. Opere semplici, ben diverse per tecnica e valore da questo mobile primo Settecento. Un esemplare unico, introvabile e, ahimè, incedibile. Ma il segreto meglio custodito è legato ai portali megalitici e alle teste in pietra che spesso interrompono l'uniformità della parete. Sulle loro origini, in mancanza di dati documentati, certi, non possiamo che avanzare ipotesi, congetture. La più suggestiva e meno probabile li vuole legati ad un tempio celtico, smantellato e riutilizzato in epoca cristiana. Suffragherebbe l'ipotesi questa testa a raggiera, un sole simbolo di fertilità, utilizzata a capovolta proprio a simboleggiare il trionfo della dottrina cristiana sugli idoli pagani. L'arte di lavorare la pietra va conoscendo un nuovo sviluppo grazie a quanti hanno saputo collegare la tradizione alle innovazioni tecnologiche. È il caso di aziende anche di grosse dimensioni, molto attive in valle, e di una cooperativa artigiana specializzata nel restauro di edifici e soprattutto dei caratteristici tetti in lose. Prima Griselda, poi mobili e la cucina, adesso la pietra. Se dici un'altra parola scoppio. Ah, non vorrai perdere la calma proprio ora che stavo per proporti degli acquisti veramente interessanti. Vorrei proprio sapere cosa hai il coraggio di propormi. Vedrai. Come se bastasse un giro per negozi per farmi ritornare il buon umore. Non sono mica quell'oca della tua segretaria o una di quelle tue amiche. La Valle Varaita, al pari di tutte le valli alpine, offre un'ampia gamma di prodotti tipici. Personalmente consiglio l'acquisto di miele ed essenze in alta valle, dove per le particolari condizioni ambientali erbe e fiori assumono fragranze altrove sconosciute. La media valle è il regno incontrastato dei formaggi, che hanno nel tomino di Melle la loro massima espressione. Il prodotto, rigorosamente artigianale, è facilmente reperibile nelle aziende agrituristiche della zona e meriterebbe, per freschezza e sapore, un maggiore riconoscimento. In bassa valle, infine, frutta, patate, aglio ed altri prodotti dell'orto
hanno un sapore che definirei d'altri tempi. Un sapore valorizzato ed impreziosito dall'accoglienza, dalla semplicità dell'offerta e soprattutto dal ricordo di una giornata lontana dallo stress e dalla monotonia della vita di città. Santa Bernina, amico, i marini.